L'ex conduttrice di Forum al Veleno su Twitter. Alcune ore fa Rita Dalla Chiesa ha mostrato tutta la sua rabbia su Twitter. La conduttrice napoletana è stata un fiume in piena per una cosa che, secondo il suo parere, è ingiusta. Naturalmente la donna ha ricevuto il pieno appoggio dei suoi fan che, come lei, sono stanchi di pagare troppe tasse. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Rita Dalla Chiesa e la bolletta salata. Rita Dalla Chiesa si è sfogata sul suo profilo Twitter per una vicenda di pubblica amministrazione. Nel dettaglio l'ex conduttrice di Forum si è lamentata con tanto di foto, di una bolletta salatissima ricevuta da una nota compagnia di energia elettrica e gas. Diesis Enigas per un consumo di 150 euro per un mese, totale bolletta 406,87. E questo non è ladrocinio legalizzato. F@Matteo Salvini/F@Luigi Di Maio e Diesis giornata di bollette, fate finire la pacchia anche a loro. Ha scritto l'ex moglie di Fabrizio Frizzi nel primo post. Quest'ultima, inoltre, ha invitato i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio di prendere dei provvedimenti. Nel cinguettio, inoltre, la presentatrice parla di ladrocinio legalizzato. Tantissimi i commenti apparsi sotto il post di Rita da parte di persone indignate e arrabbiate come lei. Diesis Acea Diesis Servizio Elettrico Nazionale per un consumo di 15 euro in casa al mare arriva bolletta di €72,28. F@Matteo Salvini/Luigi Di Maio è questo che vogliamo da voi? Abbassamento tasse? Basta con il ladrocinio legalizzato, ha scritto la Dalla Chiesa in un secondo post su Twitter.